Tutte le nostre attività sono incentrate all'innovazione. Noi abbiamo proprio nel nostro DNA visto che l'Accademia Galli ormai da due anni fa parte del gruppo IED, del network IED, che è il primo gruppo della formazione privata europea. L'Istituto Europeo di Design. Esatto. E che da, da sempre ha lavorato sul tema dell'innovazione come suo elemento che lo contraddistingueva. Noi eh, come come ci piace poter raccontare e narrare, abbiamo un po' dentro questa cultura del progetto, del saper fare e per cui il nostro obiettivo è dare a coloro che vengono a far parte del nostro progetto formativo quelli che sono gli strumenti per amplificare, implementare e, e migliorare l'ambito della creatività ma applicato a un progetto ben specifico, possibilmente un progetto che poi ha le gambe per entrare nel mercato del lavoro, nel mercato dell'ambito produttivo in particolar modo italiano e in tutto il mondo. Noi abbiamo costruito un progetto che si chiama Career Card che abbiamo costruito con le otto aziende del territorio le più importanti del tessili e dal primo giorno del primo anno le aziende consegnano agli studenti e ai docenti il brief di un progetto strategico che a loro interessa collocare sul mercato alla fine di quell'anno. Terzo elemento è l'elemento ehm, della meritocrazia. Il 50% del giudizio universitario accademico che gli studenti hanno viene dato dai loro docenti attraverso gli esami, attraverso i crediti e così via. L'altro 50% viene dato dal Comitato Scientifico che è composto alle otto aziende che sono coinvolte nel progetto Career Card. Il connubio tra questi due risultati fa il fatto che lui per l'anno dopo può avere l'abbattimento del 50% della sua retta e per cui il suo merito viene messo al confronto col merito di un altro studente e il più bravo vince e questo credo che sia un messaggio importante per questi ragazzi. Se noi non mettiamo al centro questo e non, non riusciamo mai a far avanzare la qualità dei nostri comportamenti e anche dei nostri prodotti, insomma. Perché se l'elemento della delocalizzazione noi lo facciamo solo sul fatto che dobbiamo abbattere il costo della forza lavoro e per cui su questo elemento eh, di dequalificazione eh, noi costruiamo quello che è il nostro elemento di profitto, beh, prima o poi questo elemento sarà talmente risicato che non ci sarà più niente da abbattere. Io penso che oggi ehm, chi ha... Chi già da diversi anni ha cominciato a lavorare sul tema della sostenibilità è quello che rimarrà sul mercato, gli altri moriranno tutti. Non si può più pensare a una crescita che sia una crescita che guardi solo al consumo di risorse, di, di risorse naturali naturalmente, di territorio, ma invece io penso oggi eh, a una crescita che sia riqualificazione, che sia recupero, che sia riuso. Pensiamo anche oggi in termini di riconversioni industriali, ove c'erano vecchie produzioni, di sostituirle a nuove produzioni che guardano appunto al nuovo mercato della sostenibilità, che è il mercato del futuro.